Asia Argento è una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stelle 2016 che la sta mettendo in una nuova luce. È un'esperienza che se per certi versi ha confermato certi spigoli del suo carattere, per altri ha contribuito a snellire un po' quella pesante visione che si aveva di lei, come di una donna d'arte a tratti cruenta. Nel corso di un'intervista al settimanale Chi, l'artista si lascia andare raccontando del suo rapporto con i genitori Dario Argento e Daria Nicolodi e del fatto di come oggi riesca a sentirsi più serena con il mondo che la circonda. I miei genitori hanno fatto il meglio possibile, ma talvolta mi sono sentita sola. Ora, a 40 anni, ho capito quanto bisogno abbia ancora di loro. Quanto alla fine il loro giudizio sia quello che conta di più per me. È un rapporto fantastico. Non si finisce mai di essere figli. Papà mi è venuto a trovare in sala prove e mi sono commossa. È un grande artista e un padre tenero e affettuoso e anche mia madre mi dà tanti consigli. Sapere che mi seguono e mi consigliano mi dà gioia e serenità. Asia Argento ha anche confidato al settimanale che i suoi figli amano il programma che sta facendo e che sono i suoi nuovi tifosi, mentre ha smentito un nuovo amore con Morgan, con il quale è comunque in pace. Sono single. Un nuovo amore non lo pianifichi. Arriva. Così come il flirt o le amicizie. Faccio le cose che mi fanno stare bene. L'importante è avere gli stimoli giusti e fare le cose che ti senti. Il programma la sta liberando totalmente. Questo programma mi sta liberando perché sto affrontando in maniera naturale alcuni ostacoli e sto recuperando la semplicità dei gesti quotidiani, che talvolta sono anche pesanti, ma che ti fanno stare bene. Voglio andare avanti perché ho ancora tanto da imparare, perché voglio divertirmi e mettermi alla prova in altri ballo e in altri momenti di spettacolo. È proprio vero dunque che ballare ti dà il controllo del corpo e dell'anima. Basterà questo ad Asia? Poi se la vittoria non dovesse arrivare non ne farebbe certo un dramma. Chi se ne frega.